Benvenuti a San Zeno Naviglio nella nuova sede di R di Gruppo Caramelli, dove oggi vi presentiamo la gamma, un mix di funzionalità, design a prezzo accessibile. Scopriamo la nuova DR 3.0. Il crossover compatto entre level DDR si presenta così, con un aspetto sportivo e grintoso. Le sue dimensioni sono contenute, è infatti lungo poco più di 4 metri, largo 176 cm e alto 157. Frontalmente troviamo una calandra molto generosa accompagnata dal logo, caratteristica della nuova gamma DR. I fari si dividono in due parti, la superiore dove troviamo le luci diurne LED molto accattivanti e taglienti che danno un tocco abbastanza aggressivo all'auto. Nella parte sotto invece troviamo l'alloggio dei fari anabaglianti e abbaglianti con questo dettaglio simil carbonio. Spostandosi di lato notiamo subito il suo assetto rialzato e di parafanghi sporgenti stile SUV, i cerchi da 17 pollici bicolor, le barre sul tetto ed il tettuccio apribile. Parliamo anche di colorazioni. Sono 8 le combinazioni di bicolor che troviamo per DR 3.0, differenziate dal colore del tetto, che può essere nero o bianco. L'esemplare qui con noi, infatti, è bianco con il tetto nero, ma possiamo trovare rosso, arancio, nero, grigio e argento. Con il tetto bianco, invece, possiamo abbinare la carrozzeria rossa o arancio. Il design del posteriore richiama tantissimo l'idea di compattezza di quest'auto. Troviamo infatti i fari di dimensioni contenute anche assi LED. Lo spoiler in tinta con il tetto ed il paraurti che richiama lo stile SUV, accompagnato da queste due bocchette che ricordano gli scarichi ed i sensori di parcheggio. Passiamo agli interni, che definirei abbastanza essenziali ma comunque carini, calcolando che stiamo parlando comunque di un'auto dai costi contenuti. I sedili sono in ecopelle misto tessuto, molto semplici ma comodi e con le cuciture in risalto. Le portiere devo dire che sono ben imbottite, troviamo diversi materiali ed anche qui risaltano le cuciture. Questi interni sono caratterizzati da un mix di diverse plastiche dure. La plancia centrale infatti ha un design squadrato e moderno, all'interno della quale troviamo questo schermo touch da 9 pollici, che ha diverse curiosità, come quella di poter eseguire il mirroring di dispositivi Android e quindi condividerne i contenuti. Non manca poi il sistema di Apple CarPlay e la retrocamera. Scendendo troviamo la leva del cambio e i tasti per la gestione dell'infotainment, impostazioni, volume e, qui a destra, il tasto che va ad attivare l'HDC, ovvero quel sistema che rallenta l'auto in caso di forti discese. Il cruscotto infine è molto semplice ed analogico. Sotto il cofano troviamo un 4 cilindri in linea aspirato da 1500 cm3 e 116 cavalli, abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Come sistema di alimentazione troviamo la versione solo benzina o anche la versione benzina e GPL. Ti invitiamo a venirci a trovare alla nostra nuova sede di San Zeno Naviglio per poter vedere e toccare con mano tutta la gamma DR che trovate qui esposta. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo.